Cari amici del Volto del Ring, benvenuti in questo nuovissimo video della Universe Mode su WWE 2K20. Siamo nella season premiere di SmackDown, puntata post SummerSlam e post Superstar Shake-Up. Anche il roster di SmackDown, come Raw ed NXT, ha cambiato davvero tanti volti, ha ottenuto degli innesti davvero molto importanti. Siamo distanti di 2 settimane da Hell in a Cell. Al momento è tutto ancora avvolto nel mistero per quanto riguarda le rivalità di SmackDown. Partiamo subito con questa puntatona che verrà un super main event con il match per il titolo WWE, la rivincita tra Roman Reigns, campione in carica, e l'ex campione Tommaso Ciampa. E vi annuncio già che la puntata di SmackDown di questa season premiere si avvierà su anche il debutto del nuovo Shield composto da Kurt Angle, Triple H e John Cena. Oggi però scenderanno in campo solo Kurt Angle e Triple H. Inoltre avremo anche il debutto del nuovo arrivo Velveteen Dream e poi il ritorno di AJ Styles a SmackDown e tanto altro, ragazzi. Abbiamo davvero tanta carne al fuoco oggi. Eccoci qua, partiamo subito col promo di Brock Lesnar, che aprirà questa nuova puntata di SmackDown. E prende la parola, ragazzi, Paul Heyman. Come si sta bene a essere vivi, non credete? Eccomi qua in ottima compagnia, su un bellissimo ring di una città splendida. Bah, ma chi voglio prendere in giro? Mi sento morire. Non preoccupatevi, quando avrò finito vi sentirete allo stesso modo. Voglio che tutti gli occhi di questa arena siano fissi sul mio cliente, il miglior atleta di questo business, il mio cliente, l'esemplare più perfetto e dominante nella storia dello sport, un'anomalia scientifica. Signore e signori, a differenza dei vostri eroi, il mio cliente è imbattibile. Signore e signori, vi chiedo per favore di usare la vostra immaginazione. Se foste grandi, potenti, ricchi di talento come il mio cliente, non vorreste partecipare a un main event nel prossimo pay-per-view? Richiediamo un match al prossimo pay-per-view ora. Hai sentito, Hunter? Questa è una sfida. Prova pure a rifiutare la nostra richiesta se hai il coraggio. Proprio come pensavo, sei ancora più codardo di tuo suocero. Ti chiedo di rispettare le richieste del mio cliente. Non posso trattenerlo ancora a lungo. Quindi ragazzi, la sfida è diretta a Triple H, ragazzi, ad uno dei componenti del nuovo Shield, versione 2.0. Mi piacerebbe molto essere a chiacchierare, ma non ho altro da dire. Per il mio cliente questa sera segna un nuovo inizio. È una brutta fine per quei poveracci che proveranno a opporglisi. Quindi ragazzi, abbiamo già capito che Lesnar sta lanciando una sfida ben decisa a Triple H, ma soprattutto al nuovo Shield, ragazzi. E si parte subito fortissimi. Partiamo fortissimi anche con il lottato, ragazzi, perché abbiamo appunto il debutto del nuovo Shield. Stavolta però non tutti e tre, partono solo in due, Kurt Angle e Triple H contro gli ex campioni di coppia di SmackDown, Shinsuke Nakamura e Sami Zayn. Il match inizia ora.
The following contest is scheduled for one fall. And from Pittsburgh, Pennsylvania, weighing in at 237 pounds, the Machine, Kurt. Guys, this match is sure to not disappoint, especially considering who's involved here tonight. You're absolutely right, Michael. This match will be one we'll be talking about for a long time to come. I'd say he's proven to be one of the most bold superstars the WWE has seen in quite some time. It's like a switch went off inside him, Michael, and he all of a sudden realized that to stand out here in the WWE, you have to be bold. From Greenwich, Connecticut, weighing in at 255 pounds, the King! Byron, are you at all surprised by the intensity level inside this arena right now? Not in the least bit, Michael. This is the one the WWE Universe has been looking forward to for quite some time. Comunque ragazzi, so già che me lo chiederete, perché non entrano assieme? Ragazzi, purtroppo nelle creazioni dell'entrata i membri del nuovo Shield si possono far entrare con questa entrata o in singolo oppure in trio tutti assieme. Non possono entrare in coppia, solo in due con questa entrata. Molto semplice. Non chiedetemi perché è così, ragazzi, non so che cavolo dire. E dunque ragazzi, dopo aver visto l'ingresso del nuovo Shield, siamo pronti a partire. L'ho voluto mostrare proprio perché comunque si tratta di una novità assoluta per SmackDown. E dunque ragazzi, si parte. Le fazioni sono le seguenti: Triple H se la prende con Sami Zayn, mentre Kurt Angle la sta prendendo con Shinsuke Nakamura. Diciamo che inizia subito con un test importantissimo, il nuovo Shield, che all'inizio puntata ha subito, o meglio, ha ricevuto una sfida da parte di Brock Lesnar. Quindi vediamo come si svilupperà la rivalità. Intanto il nuovo Shield si mette subito in mostra con un match davvero importante contro gli ex campioni di coppia del roster blu, che hanno perso le cinture contro gli Heavy Machinery a SummerSlam. Anche per loro, insomma, che si devono riprendere dalla batosta, non è facile, ecco, ripartire contro una nuova stable così agguerrita, che è arrivata a SmackDown grazie allo Shake Up. SmackDown ha davvero fatto tante acquisizioni con l'ultimo Superstar Shake Up, veramente importanti. Tra le principali, appunto, il nuovo Shield, AJ Styles, Brock Lesnar, davvero tanta roba. Intanto Triple H sbarazza di Sami Zayn, lo manda fuori dal ring con un back body drop, mentre Kurt Angle rifina una ginocchiata a Shinsuke Nakamura. Irish Whip di Triple H ai danni di Sami Zayn sui gradoni d'acciaio a bordo ring. Diciamo che
lo Shield sta dominando ampiamente questo match. Intanto adesso Triple H torna sul ring, vuole aiutare Kurt Angle con un Russian Leg Sweep ai danni di Shinsuke Nakamura. E mentre adesso Triple H ritorna fuori dal ring per infierire nuovamente su Sami Zayn, che però adesso prova una reazione, attenzione. Adesso prova a unire le forze con Nakamura, niente, cambia idea, Sami Zayn torna sul ring, aspetta Triple H che gli esegue una body slam, nel mentre Nakamura sta avendo la meglio su Kurt Angle, qui dal ring intanto sul quadrato è reshape di Triple H, ancora un body slam. Ancora body slam da parte di Triple H. Intanto Kurt Angle reshape ai danni di Nakamura. Attenzione. E ci pensa Triple H a spiaccicarlo con un braccio teso all'angolo. Reshape di Triple H che manda Nakamura nell'altro angolo. Di nuovo clothesline poderosa. Intanto manovra incredibile di Sami Zayn che mette a terra Kurt Angle, mentre Triple H subisce la reazione di Shinsuke Nakamura. Attenzione, che prova a colpirlo ripetutamente. Attenzione, Kurt Angle subisce lo schienamento. Si rialza al conto di zero. Intanto Nakamura cosa vuole fare? Niente. Prende Kurt Angle, mentre Sami Zayn manda a terra Triple H con un doppio calcio. Attenzione, Nakamura intanto mette a terra Kurt Angle, che appare in evidente difficoltà. Triple H all'angolo, attenzione, inizia a subire una serie di pugni, forse da parte di Sami Zayn. Attenzione, Nakamura schiena Kurt Angle, kick out al conto di due. Nel mentre Triple H manda a terra Sami Zayn, attenzione, cosa vuole fare? Prova la sua spinebuster, niente. Nakamura ribalta tutto, attenzione, Blue Thunder Bomb. Però non prova lo schienamento. Intanto Nakamura schiena Kurt Angle. Forse è finita, attenzione. 1, 2, e niente, Kurt Angle si rialza. Nel mentre Sami Zayn schiena Triple H. Niente, kick out. Adesso Triple H prova una reazione, attenzione. Niente, Sami Zayn lo manda sull'apron ring con un airship. Triple H adesso un pochino stordito, attenzione. Prova a entrare sul quadrato. Attenzione, prova una reazione. Russian Leg Sweep. Adesso nel mentre Triple H subisce uno spezzamascella da Nakamura. Attenzione. Mamma mia come lo fa sbattere sulle corde. Triple H adesso in difficoltà. Sami Zayn sa che può approfittarne, infatti ci prova. Attenzione. Lo sbatte a terra. Prova a sottometterlo. Attenzione. Triple H rischia di cedere seriamente. Niente, si libera. Gomitata. E mentre Kinshasa di Nakamura ai danni di Kurt Angle. E Triple H interrompe tutto. Attenzione. E con un body slam lo mette a terra. Adesso va da Sami Zayn, che però vuole dal paletto su Kurt Angle. Niente, ci rinuncia. Triple H arriva allora. Cosa vuole fare Triple H? Attenzione. Nakamura che fa intanto? Nakamura intanto cerca di sottomettere con una Fujiwara Unbar Triple H, Rope Break. Mentre Kurt Angle mette a terra Sami Zayn. Triple H colpisce la gamba di Nakamura nel mentre. Attenzione, stiamo arrivando ai tiri di coda, forza, attenzione. Nakamura è stordito, Triple H ne approfitta. Spinebuster. È finita forza, schienamento. 1, 2. Niente, kick out al conto di 2 per quanto riguarda l'artista. E Triple H adesso prova a mettere a segno il colpo da KO. Pedigree. Schienamento. 1, 2 e 3 ragazzi. E il nuovo Shield debutta subito con una grande vittoria. E questo è un chiaro segnale verso Brock Lesnar.
Ottimo, 3 stelle su 5 secondo il gioco, ragazzi. Adesso, ragazzi, passiamo a un altro grande debutto a SmackDown. Velveteen Dream, l'ex campione nordamericano di NXT, affronta Ali. Il match inizia ora. Eccoci qua, siamo pronti a partire. Velveteen Dream parte subito con un doppio calcio. Ai danni di Ali. Pugno nello stomaco, pugno in faccia. Adesso una serie di pugni sulla schiena. Ali intercetta tutto però. Reagisce con un pugno. Velveteen Dream però contrattacca con un body slam. Adesso una serie di stomp da parte dell'ex campione nordamericano di NXT che sta subito partendo davvero col botto a SmackDown. Un match che sembra promettere buone cose. Attenzione. Scambio di chop tra i due contendenti. Velveteen Dream che adesso ha la meglio. Però. Fallisce lo splash all'angolo. E Ali con una Head Scissor lo mette a terra. Attenzione. Velveteen Dream adesso fa un po' di fatica a rialzarsi. Attenzione. Però un body slam lì. Niente. Dream gli piomba le spalle. E prova subito un roll up. Niente. Rope break. Adesso Velveteen Dream infierisce su Ali con una serie di pugni sulla schiena, micidiali. Super kick da parte di Dream che prova già il pin. Uno. Si rialza subito Ali. Adesso Dream prova a salire sulla terza corda, attenzione. Colpisce prima Ali e poi si butta. Adesso lo manda all'angolo Dream. Adesso lo splash va a buon fine. Però lì si rialza subito e subisce un body slam. E poi un elbow drop in rincorsa. L'arbitro finisce a terra. Uno scontro fortuito. Attenzione. Dream manda all'angolo con un Irish Whip. Ali, attenzione. Lo spiaccica al suolo. E adesso è pronto. Attenzione. Mossa speciale in arrivo, ragazzi. È finita. Uno. 2. Mamma mia, ragazzi. Kick out al conto di 2 da parte di Ali. Però è pronta a chiudere subito Velveteen Dream con la sua celebre finisher dall'angolo. Attenzione. È finita. È finita, ragazzi. Schienamento. 1. 2. E 3, ragazzi. Velveteen Dream chiude subito la pratica a Mustafa Ali. Che dominio, ragazzi, da parte di Velveteen Dream. Che acquisizione da parte di SmackDown. Intanto Ali cosa vuole fare? Si avvicina a Velveteen Dream. Attenzione, Dream gli porge la mano, ragazzi. Che sportività. E Ali accetta, ragazzi. Alza in aria il braccio di Velveteen Dream per far vedere che si è meritato questa vittoria. Che fair play, ragazzi. Che sportività. 3 stelle e mezzo su 5. Grandioso questo match, secondo il gioco. E adesso passiamo subito al prossimo segmento che vede un nuovo arrivo a SmackDown. Un rientro dopo vari anni di Raw. AJ Styles ritorna nella casa che ha costruito, ovvero quella di SmackDown. Il suo promo inizia ora. Vi ricordo che poi AJ Styles si è trasferito a SmackDown assieme all'intero club, quindi anche con Luke Gallows e Karl Anderson, che vedremo in azione nelle prossime settimane. Davvero tanti i nuovi colpi di mercato di SmackDown nell'ultimo Superstar Shake-Up. Ed è già sul ring il fenomenale, ragazzi. Wow, con tutti i posti del mondo devo proprio finire in questo squallore di città. Sul serio, dovreste tutti investire nel sapone, sempre che sappiate come usarlo in una delle invenzioni moderne nota come la doccia. Non posso credere di appartenere alla stessa generazione di John Cena o Roman Reigns. È una generazione di deboli, di papamolle. Se fossi nato in una qualsiasi generazione precedente, allora sì che ci sarebbe stata sfida. Loro sì che sapevano combattere, erano dei duri, proprio come me.
Al prossimo pay per view mi prenderò ciò che mi spetta, la mia prestazione mi confermerà oltre ogni dubbio come la migliore superstar di questa industria. Il pay per view cambierà tutto e darà inizio a una nuova epoca, la mia. Intanto ragazzi vi ricordo che mancano solo 2 settimane ad Hell in a Cell. L'altro giorno ero nel backstage e pensavo di aver visto qualcuno che poteva essere al mio livello, ma poi mi sono accorto che stavo guardando il mio riflesso in uno specchio. Allora mi è tornato tutto. Le superstar che pensano di avere speranze contro di me non hanno capito proprio niente. Mi piacerebbe vedere le cose dal loro punto di vista, ma non ho fette di prosciutto abbastanza spesse da mettermi davanti agli occhi. Dopo stasera però farebbero meglio a pensarci prima di aprire la bocca, perché qua non si scherza più, da adesso si fa molto sul serio. Quindi ragazzi, Jay Styles è deciso a fare le cose in grande, vediamo nelle prossime settimane, ecco, un pochino quali saranno i suoi obiettivi a SmackDown, anche se sembra puntare già in alto. Ha citato Triple H, Triple H, ciao, Roman Reigns, John Cena, vediamo un po'. Intanto passiamo alla grande rivincita per il titolo intercontinentale, Mark Henry, che ha vinto il titolo a SummerSlam, difenderà il titolo contro l'ex campione, Andrade. E dunque eccoci qua ragazzi, partiamo subito con il match. Mark Henry parte alla carica con un braccio teso di quelli poderosi ai danni di Andrade, che ha avuto un regno molto lungo, che è terminato a SummerSlam in un triple threat match veramente incredibile contro Baron Corbin e Mark Henry. Mark Henry che si è inserito proprio all'ultimo in questa contesa e si è pure aggiudicato il titolo intercontinentale con lo stupore di tutto il pubblico presente nell'arena e anche da casa ovviamente. Intanto Mark Henry sta letteralmente dominando, sta proprio brutalizzando Andrade. Guardate un po' come lo spiaccica malamente all'angolo ripetutamente. Il World Strongest Man è veramente in uno stato di forma eccezionale. Guardate un po' come butta fuori dal ring Andrade, che fa veramente molta fatica a reagire. Attenzione, Andrade prova su una reazione, un paio di calci e pugni. Guardate che gomitate al volto, attenzione. Che calcio al ventre. Irish Whip, Mark Henry adesso in difficoltà. Siamo fuori dal ring. Vediamo un po' adesso che succede. Andrade lo rimette al centro del quadrato. Ora lo rialza. Prova una close line, però Mark Henry non cade. Andrade adesso lo colpisce, però niente. Ancora niente, ci riprova. Mark Henry non cade. Però è Andrade stavolta a cadere dopo un braccio teso poderoso dell'uomo più forte al mondo. Che gli cammina pure sopra. Mamma mia, che dolore, ragazzi. Andrade le sta provando tutte, però Mark Henry non vuole cascare al suolo. Lo fa adesso, però con un braccio teso di Andrade che lo manda fuori dal ring, attenzione. Prova a dargli un braccio teso, niente. Contrattacca Mark Henry, che gli rifila un pugno in faccia. E poi un Irish Whip e poi una spear vicino al tavolo dei commentatori. Intanto Mark Henry cosa fa? Vuole sgombrare il tavolo dei commentatori. Vuole fare casino, vuole sfondare tutto. Andrade si rialza a fatica. Mark Henry ne approfitta, body slam. Torna sul ring e poi ne riesce. Tutta tattica ovviamente ragazzi per interrompere il conteggio dell'arbitro. Spezza schiena, mamma mia, danni di Andrade. Adesso Irish Whip di Mark Henry ancora. Un altro spezza schiena, sempre vicino al tavolo dei commentatori. Evidentemente non lo vogliono usare i due. Mark Henry interrompe ancora il conteggio col solito giochetto di entrare e uscire dal ring. Adesso prende Andrade. Reazione di Andrade però.
è riuscito su Mark Henry. Un paio di volte lo spiaccica sul tavolo dei commentatori. Attenzione, adesso lo rialza. Mark Henry però reagisce, lo manda vicino alle transenne del pubblico. E rientra sul quadrato, è stanco. Vuole vincere per count out, l'arbitro sta contando. Andrade non riesce a rialzarsi. Stavolta per l'ex campione notte fonda. L'arbitro è arrivato a 7. Niente, riesce a rientrare sul ring Andrade, però lo accoglie Mark Henry con un body slam. Poi cosa vuole fare? Una testata. Mamma mia ragazzi. Mark Henry adesso rialza Andrade, cosa vuole fargli? Body slam. E adesso cosa vuole fare? World Strongest Slam, ragazzi, è finita. Spiaccicato a terra Andrade. Rope break. E Andrade se la cava con rope break. Mark Henry però lo sposta dalle corde, lo rischiena. 1-2. Niente, kick out da parte dell'ex campione intercontinentale. Prova uno stomp Mark Henry. Andrade evita tutto, doppio calcio. Mark Henry non cade ancora a terra. Adesso Andrade prova a rifiargli un calcio nella schiena. Niente. Mark Henry contrattacca. Che spezza schiena. Mark Henry preme molto vincere questo match per liberarsi di Andrade, però non è facile. Guardate un po' che colpo. Mark Henry sta continuando a dominare. Andrade ogni tanto prova una reazione, però la forza di Mark Henry è troppa, ragazzi. Andrade ha trovato davvero un avversario ostico davanti a sé. Mark Henry, guardate un po' come schernisce l'avversario. E adesso ancora lo mette a terra. Body slam e poi da terra, boom, testata dritta sulle costole. Mamma mia, ragazzi. Intanto adesso Mark Henry è pronto a chiudere di nuovo. È pronto a chiudere di nuovo ancora con un'altra World Strongest Slam. Boom! E lo schiaccia al suolo. Ancora rope break, ragazzi. Adesso Mark Henry cosa fa? Sale sul paletto. Mamma mia, ragazzi, cosa vuole fare? Splash! Evitato! Doppia gamba di Andrade. Attenzione su Mark Henry. Però Mark Henry riesce prontamente. Però il contrattacco anche Andrade. Prova un doppio calcio. Niente da fare. Attenzione. Mark Henry lo manda all'angolo. Irish whip potentissima. Andrade sbatte potentemente la schiena. E cade al suolo senza potersi più muovere. Però si rialza al conto di 2. Mark Henry ha messo a segno 2 volte la sua finisher. Però per ben 2 volte ha dovuto avere a che fare con il rope break. Guardate adesso cosa fa, solleva Andrade da terra, lo solleva, Gorilla Press Slam, ragazzi, in arrivo, guardate come lo solleva, boom, e lo schianta al suolo, e qua mi sa che è finita, 1-2, e niente, Andrade non demorde, le tenta tutte, Mark Henry vuole riprovare il colpo da 90, sale sulla terza corda, ragazzi, qua lo uccide se si schianta su di lui. Mamma mia, flying headbutt, è finita. 1-2. Niente, ancora Andrade. Veramente, con grande tenacia resiste. Non ne vuole sapere di perdere. E Mark Henry si sta imbestialendo. Attenzione, va a vuoto col suo attacco. Attenzione, Hammerlock DDT di Andrade a sorpresa, che va a vincere forse. 1-2. Kick out di Mark Henry al conto di 2. Mamma mia, ragazzi, che match. Mark Henry però si rialza e butta a terra Andrade con un braccio teso. Adesso Mark Henry in fase di dominio. Attenzione, niente, Andrade contrattacca. Una serie di calci alle gambe da parte dell'ex campione intercontinentale. Prende Mark Henry al braccio. Aia, li rifila per un pugno in faccia. E proprio un roll up. Niente, rope break. Adesso Andrade mi è rialzato da Mark Henry. Però Andrade ne approfitta. Attenzione, armbar. Armbar. Niente, rope break. Mark Henry se ne chiama fuori. Si rifugia fuori dal quadrato. Attende al varco Andrade. Attenzione, body slam. È testata sulle costole. Da parte dell'atleta più forte al mondo, nonché campione intercontinentale.
E adesso lo rimette dentro al ring Mark Henry. E si appresta ad effettuare la terza World Strongest Slam. E mi sa che qua davvero Andrade non ce la farà a reagire. È finita. Mamma mia, per la terza volta lo spiaccica a terra Mark Henry. 1, 2 e 3, ragazzi. Mark Henry vince e rimane campione intercontinentale. Andrade se ne va via deluso, scuote la testa. Le ha provate tutte, però niente da fare. Straordinario match, 4 stelle su 5 secondo il gioco. E adesso ragazzi siamo arrivati ad un'altra grande rivincita di SummerSlam. La campionessa femminile in carica Bayley difenderà di nuovo il titolo dall'assalto di Rhea Ripley, stavolta all'interno dello Steel Cage Match. Anche qua ragazzi il regno di Bayley veramente lungo. Eccoci qua ragazzi, le due contendenti sono all'interno di una gabbia d'acciaio molto solida, quindi qua veramente abbiamo forse uno dei match più interessanti di tutta la puntata davanti a noi. Intanto Rhea Ripley parte subito di potenza, guardate che braccio teso, che calcio sulla schiena, mamma mia ragazzi, il regno di Bayley oggi è a serio rischio. Rhea Ripley magari non ha dato il meglio di sé a SummerSlam, però oggi sembra davvero voler rimediare, è molto agguerrita, guardate come colpisce ripetutamente la campionessa. Vi ricordo che per vincere qua basta schienare e sottomettere oppure uscire dalla gabbia. O dalla porta, insomma, in qualche modo, dalla cima, da dove vogliono le due contendenti. Intanto adesso Bayley para un calcio di Rhea Ripley, la mette a terra, la rialza, niente, la Ripley è brava a schiantarla di nuovo al suolo. Mamma mia ragazzi, attenzione, Bayley però para un calcio di Rhea, riesce a mandarla al suolo, la sfidante però reagisce prontamente, la solleva con un suplex. Bayley però si rialza subito con un colpo di reni impressionante. Attenzione, guardate come contrattacca la campionessa. Mette a terra Rhea Ripley, è finita. 1, 2. Niente. Kick out al conto di 2 di Rhea Ripley. Adesso Bayley la intrappola con le gambe. Attenzione. Niente. La Ripley reagisce. Attenzione, cosa fa? Prende Bayley. E la schianta contro la parete della gabbia. Mamma mia ragazzi, mamma mia ragazzi, una sorta di RKO da parte della Ripley. Mamma mia, manda Bayley all'angolo. Attenzione, big boot di proporzioni epiche. Adesso la Ripley la rialza, attenzione, è pronta a chiudere forse. Guardate un po' che sollevamento, guardate un po' che vertical suplex da parte di Rhea Ripley, che oggi è determinata a vincere il titolo e a porre fine al regno di Bayley. Mamma mia ragazzi, intanto Rhea Ripley forse vuole già provare la fuga dalla gabbia. Vuole già provare. Attenzione, Rhea Ripley prova subito a fuggire. Attenzione però, forse ci ripensa. Sta un po' cincischiando. Aia. Bayley però adesso ne approfitta, la colpisce, attenzione. E la mette a terra. Prova lo schienamento. Niente, kick out al conto di uno di Rhea Ripley. Rhea Ripley buttata giù dalla gabbia da Bayley, attenzione. Adesso prova a sottometterla, guardate un po', aia. Prova a girarle il collo, boom, e poi la sbatte a terra. Attenzione, Bayley prova la fuga, Bayley prova la fuga. La campionessa femminile di SmackDown prova la fuga, attenzione. Alla prima occasione la campionessa se la tenta. Però Rhea Ripley
Non si fa attendere. Fa sbattere la gamba di Bayley sulla parete della gabbia. E adesso la schianta al suolo, ragazzi. La fa cascare dall'alto. La replay è pronta a chiudere, ragazzi. Niente. Bayley piomba alle spalle. La intercetta. Bulldog in rincorsa. Attenzione, Bayley prova di nuovo la fuga, forse. Attenzione, niente, Real Ripley intercetta tutto. Guardate come la solleva e poi la schianta al suolo. Attenzione. Adesso Real Ripley è pronta forse a passare alle maniere forti. Attenzione, niente, Irish Whip di Bayley. Calcio in faccia di Real Ripley, che dall'angolino prova a proteggersi. Mette a terra la sfidante, o meglio, la campionessa femminile di SmackDown, che adesso prova a sollevarla. Body Slam. Cosa vuole fare? Rincorsa dalle corde di Bayley. Gomitata in rincorsa. Prova il pin. Niente. Kick out al conto di zero. Real Ripley si rialza in un attimo. E piomba subito alle spalle di Bayley. Prova ad approfittarne. Niente. Agplex. Agplex dal nulla da parte di Bayley. Kick out al conto di due da parte di Real Ripley. A differenza di quanto accaduto a SummerSlam, il finale è cambiato. Real Ripley è riuscita a rialzarsi e ad evadere dallo schienamento dell'Agplex. Però Bayley adesso ne approfitta, vuole subito scappare. Però Real Ripley si rialza. Attenzione, la intercetta, le fa sbattere il ginocchio sulla parete della gabbia. Attenzione, la fa volare di nuovo dall'alto. E adesso Real Ripley finalmente è pronta a chiudere. E prova di nuovo il suo superplex come prima. Attenzione, superplex di Real Ripley, la tiene sospesa per aria. Guardate che magia, ragazzi, quanta forza fisica da parte della sfidante al titolo. Guardate un po', boom, Bayley spiaccicata a terra. Però Real Ripley non si accontenta, la rialza e siamo pronti alla Riptide, ragazzi. È finita, ragazzi, è finita, è finita. Abbiamo una nuova campionessa. 1, 2 e 3, ragazzi, Real Ripley vince, diventa la nuova campionessa femminile di SmackDown e pone fine al regno di Bayley. Here is your winner and the new SmackDown Women's Champion, Rhea Ripley. Big singles win here, guys. And with this win, we set off what I predict will be an amazing championship run. Guys, I literally got chills. Che match, ragazzi. Straordinario, 4 stelle su 5 secondo il gioco. E adesso, ragazzi, siamo arrivati al nostro main event, rivincita per il titolo WWE, Roman Reigns, neocampione, contro l'ex campione WWE, Tommaso Ciampa. Che match! The following contest is scheduled for one fall and is for the WWE Championship. The black card is here. In all my years in this
champ is certainly going to have an uphill battle, that's for sure. I think we can all agree that this is easily one of the biggest matches of the champ's career. And Cole, that's really saying something considering all the high-profile matches we've seen him competing up till now. Introducing the challenger from Milwaukee, Wisconsin, weighing in at 201 pounds. Tommaso Ciampa! And introducing the champion from Pensacola, Florida, weighing in at 265 pounds, he is the WWE Champion, Roman. E dunque ragazzi, siamo pronti a partire con questo super main event col titolo WWE in palio. Roman Reigns la settimana dopo SummerSlam è subito chiamato alla prima difesa titolata e siamo a 2 settimane da Hell in a Cell, vi ricordo. Il match parte ragazzi e Roman Reigns mette subito a terra Ciampa con una spallata poderosa. Adesso lo manda all'angolo il campione. Braccio teso, mamma mia ragazzi, il Big Dog vuole chiudere subito la pratica. Guardate come si mette a spupazzare Ciampa tra calci e pugni. Mamma mia ragazzi, Roman Reigns sta partendo bene. Attenzione però, subisce una reazione di Ciampa. Una serie di chop ribattute fra di loro. Roman per adesso la meglio, body slam. Ciampa sta un po' arrancando. Roman lo sa e prova a infierire, però Ciampa ne approfitta. Attenzione, mette a terra il neocampione WWE, che però prova subito una reazione. Pugno sullo stomaco ai danni di Ciampa. Body slam con schiacciata in seduta. Uno, niente. Kick out di Ciampa che non si fa attendere con la reazione. Ancora un altro pugno di Roman. Irish Whip all'angolo. Braccio teso da parte di Roman. Adesso cosa vuole fare? Prende Ciampa. Attenzione. Mamma mia. Powerbomb in seduta. Uno. Niente. Ancora Ciampa non ne vuole sapere di arrendersi. Esce dal ring. Rientra sul quadrato. Prova queste tattiche un po' per risalire Roman, che però lo rimette subito KO con una spallata. Attenzione. Ancora un body slam da parte del Big Dog. Adesso attenzione. Stompa la testa di Ciampa. E adesso lo riempie di pugni in faccia. Mamma mia ragazzi, Roman oggi è carico a mille. Attenzione. Braccio teso. E Ciampa finisce fuori dal ring. Roman lo raggiunge fuori dal quadrato. Attenzione. Rialza Ciampa. Però reazione dell'ex campione. Irish Whip ai danni di Roman sui gradini d'acciaio. Ciampa lo rialza. Altre di Whip lo manda vicino alle transenne del pubblico. Ma lo rialza. Roman però reagisce e rientra sul quadrato. Attenzione. Ciampa lo insegue. Torna anche lui sul ring. E lo accoglie però un Superman Punch di Roman Reigns, che è pronto a chiudere. Uno. Due. Kick out da parte di Ciampa. Mamma mia ragazzi, Roman è arrivato a un tanto minuscolo dalla vittoria.
Attenzione però, Roman per la rincorsa delle corde, prova la spear, respinta da un DDT Tommaso Ciampa. Russian leg sweep all'esterno del ring da parte di Roman. Mamma mia ragazzi, Roman è arrivato a un passo dalla vittoria. Ciampa è riuscito a reagire prontamente. Intanto Roman adesso si avventa sull'ex campione con una serie di stomp. Non vuole dargli possibilità di reazione. Guardate che cattiveria da parte di Roman. Non la smette più di stompizzarlo. Adesso body slam. Attenzione. Adesso Roman che fa? Ancora pugni in faccia? Niente. Pestone dritto alla testa. Attenzione. E dopo una serie di colpi ripetuti rientra sul ring. L'arbitro è arrivato a 8. Roman sta per vincere per count out, però esce fuori dal ring e rientra sul quadrato. Vuole vincere in modo pulito e attende Ciampa sul ring. Ciampa però fa ancora difficoltà. L'arbitro inizia il conto. Roman invita Ciampa a rientrare sul ring. Ciampa rientra sul quadrato e lo accoglie di nuovo Roman con Superman Punch. Adesso lo rialza e stavolta la spear va a buon fine, ragazzi. È finita. 1 2. E niente, mamma mia ragazzi. Mamma mia, Tommaso Ciampa oggi è veramente incredibile. Manda Roman sulle corde, attenzione. Attenzione per il Big Dog, reagisce, gli rifila un pugno in faccia. Adesso lo manda nella zona dell'Epron Ring, però Ciampa, attenzione, lo contrattacca con un pugno. Attenzione, lo colpisce. Ginocchiata allo stomaco. Feymesser da parte di Ciampa, che è pronto a chiudere, attenzione. Fairy Tail, niente. Parata da Roman, che con un braccio teso lo mette a terra. Mamma mia ragazzi, che match. Pugno di Roman, poderoso. Una vera e propria martellata alla testa di Ciampa. Adesso Roman, dopo aver filato una serie di stomp, è pronto di nuovo, forse alla chiusura. Rincorsa, Superman Punch, il terzo di questo incontro. E si carica per la spia, ragazzi, mamma mia, qua è finita. Attenzione, si carica all'angolo Roman. Attende che Ciampa si rialzi. Attenzione, spear. Spear, è finita. Terza spear del match. Guardate Roman quanto è gasato. È finita. 1 2 e 3, ragazzi. E 3. Roman, ragazzi, vince. Vince, convince, mantiene il titolo dopo un match davvero sofferto, perché in certi tratti Ciampa sembrava imbattibile, cavolo. Roman però non si è arreso e ha raggiunto la vittoria, conserva il titolo. E ragazzi, che main event, Roman può esultare, conserva il titolo la settimana dopo SummerSlam. Che season premiere di SmackDown abbiamo avuto, ragazzi. Tanti titoli in palio. Che main event. Intanto è linea serie di sante due settimane. L'unica fight al momento che si defila all'orizzonte sembra essere quella tra Brock Lesnar e lo Shield. Vediamo un po' settimana prossima quali saranno i prossimi sviluppi. Straordinario, ragazzi, questo main event. Un classico. 4 stelle e mezzo su 5 secondo il gioco. Beh, ragazzi, il video termina qua. Spero che vi sia piaciuto. In questo caso lasciate like, ma soprattutto l'iscrizione al canale per farlo crescere sempre di più e per far andare avanti il più a lungo possibile la serie della Universe Mod. Vi do appuntamento al prossimo video di questa serie, dove ci sarà la nuova puntata di Raw, dove avremo davvero tanta carne al fuoco. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!